E arriviamo al nostro tritavolte, caro Alba Parietti. Sai, wow, come funziona? Io spero di averlo capito. L'autrice è carissima, me l'ha spiegato 500 volte, ma non sono sicura di aver capito. Ma io farei un applauso all'autrice, bravissima, per la pazienza. Allora, grazie, che signora, me l'ha spiegato 500 volte. Hai capito che devi tritare la cosa che non vuoi? E io lì che dico, forse sì. Comunque è giusto, trita quello che non vuoi. Allora io mi chiedo, però prima mi devi spiegare, cosa c'entra un cestino della carta, attenzione, e non è qui raccolta differenziata che va fatta, o un messaggio? Vabbè, partiamo subito dalla fine. Dalla fine passiamo di cosa? Subito dalla... ma questa io me l'aspettavo per ultima, invece mi viene fatta per prima, perché io poi, sai, memorizzo come i cani, hai capito? Prima di qua, poi di là. Lei non ha detto che questa era l'ultima. Sono pronta. Allora, io conobbi il mio fidanzato, il mio grande amore, in treno, e fu un incredibile colpo di fulmine dal quale però io fuggì, perché io sono una di quelle donne che, come tu sai... E te l'hai messo nel cestino della carta? No, generalmente poi, siccome noi non ci siamo parlati, ma ci siamo solo addocchiati, ma io mi vergognai come Concettina, io dicevo, no, io non faccio queste cose, io in treno non addocchio gli uomini, quindi fu lui... il gentiluomo che mi venne a parlare, poi mi fece scendere la valigia, mi scese pure la valigia dal treno, divento anche un po' Gattopardesca in questo caso, mi scese la valigia dal treno, mi venne a parlare e io però timidamente fuggì come Cenerendola al ballo e lui mi seguì, ma non con la scarpetta, ma con un biglietto da visita. Siccome normalmente questi approcci in treno capitano anche da parte di persone che non gradisco, anzi praticamente non ho mai gradito, anche perché gli approcci così mi sembrano un po', sì, insomma, non adatti a una persona del mio rango, quindi mi sembra... Invece in quel caso io lo guardai con molto interesse, Dio, perché vediamolo questo Fabio, insomma, questo uomo merita, ecco. Mi piacesse molto. Mi piacque. A Parietti. Ho fatto tutta la... Allora, siccome lui mi piacebbe molto, ecco. Allora lui mi disse di qualsiasi cosa tu avessi bisogno. Scusa, ma che lavoro fa? Lavora... No, allora lui, no, lasciamo perdere il lavoro, no, perché è una persona molto seria, nonostante, voglio dire, nonostante sia con me, non si capisce come, è molto seria, molto riservato, della sua vita privata non si sa mai saputo assolutamente nulla. Ma da adesso si sa tutto, da adesso Fabio, si sa tutto, cioè... Lui l'ha sempre tenuta gelosamente, poveretto l'aveva tenuta gelosamente, perché è una persona seria che tiene il suo lavoro. Però l'amore... L'amore non si comanda, il colpo di fulmine nemmeno, mi diede questo biglietto da visita, che io normalmente in questi casi al primo... cestino. Esatto. E invece in quel caso mandai un messaggio, e siccome eravamo in tempo di Covid, quindi la sua faccia era coperta al 50%. Ti sei fidata? Io mi sono fidata pure, perché ho detto chissà sotto, tipo dentone di sordi, non poteva essere. E ho detto facciamo sta scommessa, gli ho scritto un messaggio con su scritto: sarei curiosa di vedere l'altra metà della faccia, la marpionessa. E da lì tuo amore a prima vista. E quindi, caro Cestino, via Cestino, ciao, Cestino, ciao, vince ciao. Il WhatsApp chiedendogli addirittura di mostrarsi in volto. E dove vi siete incontrati la prima volta, scusami? La prima volta di nuovo sul treno della settimana. Ci siamo sentiti per 10 giorni consecutivi. Per 10 giorni consecutivi ci siamo sentiti tutti i giorni al telefono. Con i messaggi. Con messaggi. Come due ragazzini. Interrogatori. Sì, ho fatto un po' una serie di interrogatori, un po' di, diciamo, ho fatto un po' di ricerche, qualche... Cioè, scusa, tu col nome e cognome hai cominciato a chiamare chi lo conosce, no, chi è? Insomma, amore, tu in treno conosci una persona, non sai nulla, invece tutti mi dicevano l'ultimo dei gentiluomini. Ho detto, aspetta un po', vediamo. Insomma, combinazione... Non ci potevi credere. No, infatti, gentiluomini in giro, doveva essere proprio l'ultimo. No, scusate, battuta per l'ha gli preso uomini. Lei? Allora, no, ci siamo rivisti, combinazione, avevamo lo stesso treno la settimana dopo e da lì non ci siamo veramente più lasciati. Abbiamo fatto un... Ti dovrei raccontare un sacco di cose, ma non c'è, dai, non hai tre ore di tempo. Vi siete baciati in treno? No. Amore, ma io secondo te... No, una roba lunga, io sono una donna... Baciato, io voglio essere Alba. Corteggiata molto, mi ha corteggiato come deve corteggiare giustamente un uomo che ha intenzioni serie, capito? E quindi così mi dimostrò adesso, a parte tutto. Mi ha corteggiato con fiori, cene meravigliose, telefonate... Regali, biglietti, cioè quelle cose. No, bellissimi. C'è bella una cosa, questa cosa. Sì. No, lui è veramente l'ultimo dei gentiluomini, riempie di attenzioni quelle che... Ma lui ogni tanto lo fai parlare o no? Sì. Lui quando parla, però ti devo dire, lui è una persona molto calma, molto dolce,
proprio un uomo meraviglioso, l'uomo che uno avrebbe sempre sognato. E poi, ovviamente, quando non ce la fa più... Come ti stoppa? Come ferma Alba Paretti, Fabio? Vogliamo sapere. Eh? Come ti dice basta, Alba? Fa... E io... Abbaia? No, scherzo, però sai, con me bisogna ogni tanto ringhiare, un ringhetto io mi metto poi... Ma lui ti aveva seguito a tale quale? Perché scusa, è successo l'anno scorso, quindi lui veniva. No, è 2 anni quasi che stiamo insieme, oramai sono un anno e 8 mesi che stiamo insieme. Come i ragazzini, quanti mesi? Sì, i giorni. Ma io e poi ogni giorno scuola. Ci mandiamo le robe, ogni giorno, ogni complemese ci Ma mandiamo... Ma mandatemi Fabio, non è più la Paretti di prima, Fabio, sì, non è vero, più la Paretti di prima. No, un'altra donna, un'altra, no, adesso a parte gli scherzi, però veramente, veramente quando si dice l'amore che non ti aspettavi, con la storia ideale che non ti aspetti, con... E poi un uomo, devo essere sincera, io ho capito che gli uomini, quando sono veramente innamorati, fanno tutto ciò che tu vuoi, veramente, come diceva la canzone Mia Martini, gli uomini sono... Un ideale che non c'è, sono quelli innamorati come te, questa è la verità. Quindi gli altri non ti hanno amato? Sì, però in modo diverso, diciamo, lui è una persona capace di darmi veramente, io ho bisogno di essere, avevo bisogno anche un po' di un padre in un certo senso, e lui è bravissimo, cioè mi coccola, si prende cura di me. Hai paura che possa finire? Oh, guarda, io ti posso dire una cosa, le cose nella vita tutto può accadere, però l'importante è poter raccontare le cose dicendo ne valsa veramente la pena. E qui ne vale veramente la pena. Tale quale ne è valsa la pena? Sì, ma che scherzi. Tale quale ne è valsa la pena perché mi sono divertita tantissimo. E Fabio era dietro le quinte. È venuto a trovarmi. Ha litigato mai con Maggioglio? No, lui? No, anzi, lo sostiene. No, ma lui è molto spiritoso. Alba Paretti a tale quale, visto che lo sosteneva. Alba Paretti deve interpretare... Amanda Lear. Don't you know where I come from? Can you feel love and fun? Where am I? Can I see you tomorrow? Sì, sì, scusami. No, è Amanda Lear, la quale ha appena ascoltato la versione di Tomorrow da parte di Alba Paretti. Gli è venuta la febbre a 40 e sta cercando un'autobulanza. Tu, amore mio, sembra che stessi cantando, che ne so, la Traviata. Ci sei disperata, come se stessi facendo... Posso dire una cosa? Dimmi, amore, certo, anche due. Come sei invecchiata. Allora, io devo essere sincera, per me è stato fare... Mi sono messa comoda, è fatto perché benissimo. Ho visto che tu lo fai spesso, ti sdrai, ti coppio. Però le scarpe sul mio divano arancione, hai ragione, allora, leviamo male. Le scarpe, brava, però si vede che non scarpe. Mi sono fatta la pedicure, niente. Allora... No, rimettiti così allora. Allora, stavo dicendo che io a tale quale ho imitato tutti i miei miti che poi nel tempo sono diventate anche care amiche, da Ornella Vanoni... che mi sgrida sempre, a Loredana Bertè, che è Nicoletta Patti Pravo, che è una grande amica, a Amanda, che è stata Amanda la mia Lirro. Maestra, è stata veramente la mia maestra. E quindi è talmente imbarazzante imitare qualcuno che tu hai amato, stimato, hai preso, che erano delle sorte di trasfigurazioni tragicomiche. Tragicomiche, però devo dire che il mio ruolo era quello di litigare, diciamo, questa lite Stanley Olio con Malgioglio, fa anche rima, con Fabio che lo sosteneva. Scusa, noi l'ultima volta ci siamo visti al Cantante Mascherato, dove sì. Tu eri l'Aquila, io subito ho capito che eri tu. Ci siamo viste, è una parola grossa, sì, tu mi hai visto, perché io avevo è stato l'incubo, io credevo di essere finita in un rave farce. La sensazione che sia il Cantante Mascherato, voglio dire, non si può spiegare, perché tu vivi, non puoi parlare con nessuno, neanche con quello che ti accompagna, non sì, puoi no, respirare, non puoi. Ti tengono i ventilatori sotto questo mascherone gigante, per cui a un certo punto ti sembra di vivere in una specie di un rave party dove... Però lì te la sei cavata benissimo facendo l'Aquila. Ma sei veramente bugiarda. No, bravissima, infatti dicevo... Ma... È troppo brava la Paretti, non può essere. Grazie. No, però sai, no, devo essere sincera. Ti vuoi rivedere?
Se mi fai vedere l'ultima apparizione, no. Se mi fai vedere quando ho cantato con Morgan. E quando ho cantato con Morgan? Allora, sopravvaluti il mio potere. Autori, potevate almeno chiedermelo. Brava. Niente, neanche veramente quel, non la, so la peggio è. Cosa che ho fatto, mi ha mandato, lo so già. Dai, vabbè. Non la fate arrabbiare, che colpa vostra, poi è sempre colpa degli autori. Che mi mandate? Che mi mandate? Non lo sappiamo veramente. A casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Caterina aveva però detto Alba Parietti. Sì, ma... Alba Parietti. Giù la maschera! Sì, ti volevo chiamare. Sì, con si vede che mi segui molto. E certo, perché io sono una tua fan e qui ho detto no, ho fatto la festa in maschera meravigliosa, ci volevo essere. La prossima volta ti invito, quella dei 70 però, questo adesso siamo direttamente a quella dei 70. Vedete che io la fissa per imbucarmi alle feste. No, però lì devo dire che era una bella festa effettivamente. Hai fatto una festa pazzesca. Con le maschere originali, perché... della Sauter, sai, quella che fa... Poi il 2 luglio fa un caldo. Sì, ma... sì. Cioè, meglio fare Halloween, no, Fabrizio? E cosa posso fare? Faccio il... Infatti adesso sposto il compleanno il 2 di gennaio, cosa faccio? Non è male, non è male come idea. No, visto il video, il costume, che era molto comodo, abbiamo pensato a un meme sotto Halloween, ed è un po' questo il meme che abbiamo pensato. Quando ti invitano alla festa di Halloween e ti ricordi di avere il costume giusto nell'armadio, che è quello da Aquila, che è comodo, visto che no, ma tanto può essere neanche messo... la più pallida idea, vi assicuro. Con tanto che... di ventilatore. No, sì, ma con i vari ventilatori. Io poi sono claustrofobica, manco... io non prendo manco l'ascensore, mi faccio 6 piani a piedi. Ah. Beh, quello fa benissimo, aiuta sì, a tenersi in forma. Sì, però lì non potevo dire prendo l'ascensore, no. Davo pugni a tutti quelli che mi... Però scusa Alba, tu canti sempre e Vasco Rossi ti ha anche dedicato una canzone. Sì, ma il fatto che io canti sempre, perché ho un sospetto, perché siccome poi mi dicono tutti che faccio schifo quando canto. Allora, canto per cantare, ma nel senso che poi dopo, perché mi sento un friccico nel cuore. Però, voglio dire, se faccio così schifo, perché mi piace così tanto sentirmi cantare? Siete masochisti tu? No, a me piace. Qua, per deridermi. Abbiamo Daniele, Filo, che ti può dare una mano. Il microfono giallo-rosso. Allora, giallo-rosso? Eh sì, vedo che è giallo-rosso. Si sente? Yes. Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando si assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, accendini, solo per farti guardare. Date fuoco a tutto qua. Accendini, brava. Non si accendi, può accendere, ce l'avrete almeno un... Non si può accendere neanche una candelina in ma quelli, televisivo. Quelli, scusa, ai concerti, me lo fate, scusa. Non ho i telefonini, siamo in diretta, poi si non squilla. Potete tenere i telefonini. No, non hanno neanche le borse. Alba, li abbiamo per cucina. Sembra, che clima qua di... Ma che cos'è? È Halloween. Li tenete proprio... una vita d'inferno. Io due ore senza il telefono, sclero. Dimmi. Allora, Miss Universo. Sì. Miss Universo contro un fidanzato X. Allora, cosa tieni e cosa triti? Allora, correva l'anno. Ma no, beh, sei fissata tu adesso con gli anni. Prima dici non ti devo chiedere no, quanti anni. No, nel senso che avevo 17 anni. Allora non dire l'anno. E va, basta fare i conti. E allora, venni eletta candidata italiana a Miss Universo, dovevo andare 2 mesi a rappresentare l'Italia a Perth, in Australia. Io e mio padre facemmo passammo una notte d'inferno, perché non pensavamo assolutamente che io vincessi. E un po' perché mio padre era...
terrorizzato dal fatto che io si fosse. Un po' perché io avevo un fidanzatino fresco dell'epoca. Eccolo qui, fidanzato, nome? Si chiamava Gianni. Gianni, fidanzato Gianni. Decisi di perdere questa occasione pazzesca, perché tra l'altro io lavoravo nelle televisioni private di allora e quelli che lavoravano con me si arrabbiarono anche, perché ma come una cosa così, e quindi abbandonai Miss Universo, sì, e mi tenni Peggianni. Peggianni, quindi adesso Gianni, perdono, sono passati tanti anni, insomma, trattiamo Gianni e ci teniamoci Miss Universo, almeno nell'idea l'amore non vince sempre, quindi. Quindi ti sei pentita? Ma di tante cose mi sono pentita. Dimmene perché... un'altra, un altro pentimento. Famosi 9 miliardi, insomma, vabbè. Eh? Vabbè, lasciamo perdere. Miliardi rifiutati, sì, no, di lavoro. Beh, insomma, stupidamente, perché non ritiriamo fuori no, tutte le carità, volte la storia, no, però insomma basta. Un po' mi pesa pensandoci bene. Quanti erano? 9. 9 miliardi? Sì. 9 miliardi? Per coerenza, pensa, sempre per coerenza. Ma c'è non... molta coerenza in giro adesso? No, ma soprattutto, voglio dire, io che non so per quale motivo, Stefano, che con me partecipò a questa mia disfatta, mi dice una volta, Stefano che l'hai Bonaga. Sì, mi dice, una volta che l'hai fatto, prenditi almeno il merito di che l'hai fatto con fierezza. L'ho fatto con fierezza, ma pensandoci bene è stata una scelta inutile. E quindi tra sgabello e soldi, qui però è un'altra situazione. Tra sgabello e soldi... Allora, qui la situazione è diversa. Allora, io facevo una trasmissione che andò malissimo ed era per Telemonte Carlo. No, era per Telemonte Carlo con la Italiana Produzioni, ora Endemol. La trasmissione venne chiusa la seconda puntata, io non ero ancora nessuno. E appunto i capi della Endemol, Bassetti, Marco e suo fratello, mi dissero: guarda, Alba, se vuoi ti liquidiamo tutti i soldi che ti dobbiamo, perché il contratto prevedeva questo, se no. Tu devi aspettare i pochi soldi che devi avere, li puoi avere per lavorare, perché noi cediamo il tuo contratto a Telemonte Carlo. Come un calciatore, sei stata ceduta? Sono stata ceduta. Ad un'altra squadra, anche, minore? Anche dalla Rai, anche da Telemonte Carlo alla Rai poi dopo, per molto di più però. E quella fu la grandissima occasione della mia vita, nonostante prendessi pochissimi soldi e mi diedero questo programma che non aveva nessuna speranza, invece diventò un programma culto, il mio grande successo, successo di Telemonte Carlo, e da lì il grande successo di Galagol. E quindi tritiamo i soldi, perché soldi senza aver lavorato non valevano il successo di Galagol. E così arrivi anche ai mondiali nel 1994, perché ormai il calcio stava entrando dopo ovviamente nella tua vita, e arriva quindi la Rai e arrivano un sacco di soddisfazioni in quel sì. periodo lavorativo. Devono sì. essere stati anni bellissimi, gli anni 90. La Rai arriva subito dopo, perché la Rai comprò subito il mio contratto da Telemonte Carlo, quindi feci prima Domenica In, Sanremo. Un calciatore. Eh? Un calciatore, no? Sì, sì, come un calciatore. Bella. Ma questo, diciamo che è stato un buon affare anche per Telemonte Carlo, perché quando mi hanno ora la 7, quando mi hanno venduto, presero un sacco di film, anche credo soldi, io altrettanti soldi. Cioè, diventai improvvisamente un calciatore di Serie A da vendere alla Serie A, quindi devo andare? No, lo vediamo! No. Lo vediamo! Va bene. Ladies and gentlemen, for you, Alba Panetti. Everybody needs somebody. Io volevo fare a tutti questa domanda. Secondo voi, oltretutto siete quasi tutti sportivi, anche Gianfranco poi a modo suo. Come a modo mio? Scusate, che vuol dire a modo mio? A modo mio come? Questo è un bel pezzo da portare alla tua prossima trasmissione, quando fai a un ultimo minuto... E non dico altro. Questi Marcantoni di 2 metri, con i nostri poveri ragazzi magri e denutriti, epatiti, come se la caveranno? No, Alba continua a dire chi è il primo a destra. No, perché non ci vedo un grande maestro, scusa perché ho la luce in faccia, comunque un parterre, avevo dei parterre incredibili. Incredibile, sai che io ho avuto tra i miei ospiti anche Maradona e Pelé? Wow! Voglio dire che, devo dire, sono state, non c'è manco una foto, non esistevano. E perché non c'è? Invece telefonini! Vedo che è il tuo telefonino, è arrivato qualche messaggio, qualcosa? Mi dice che non sente, ma mi vede bellissima. Chi è che non sente? Non, fa,
È Fabio? È Fabio che è in ufficio al televisore acceso. No, ha visto un secondo perché sta lavorando. Su Rai Play? No. Ma lui stacca un secondo magari e vede. Non può seguirmi sempre, ovviamente. Alba, vederti così innamorata mi fa un effetto strano. No, ma sono soprattutto felice. Bella questa cosa. Sì. Pensa che adesso sta entrando un ragazzo, che è veramente uno degli attori più acclamati del cinema italiano, e questa sera lo vediamo in prima serata su Rai 1. Io ho detto, pensa alla Parietti quando lo vede, e invece ormai non ti fa più nessun effetto, no? Ma guarda, io non sono mai stata attratta dai belli. Ma io però, sempre un ragazzo talentuoso. Allora sto qua all'altro povero. Ah, allora non è cambiata, te lo presento. No, sto scherzando. Te lo presento, così fate la staffetta.